In questa lezione ci occupiamo di definire una nuova operazione che riguarda i vettori, il prodotto tra un numero e un vettore. Supponiamo quindi di avere un qualunque vettore V e di voler dare significato al prodotto tra il vettore V e un qualsiasi numero. Partiamo da un esempio. Supponiamo di voler dare significato alla scrittura 2 per il vettore V. Questo prodotto dà come risultato, per definizione, un nuovo vettore. Chiamiamolo W. Per poter spiegare come è fatto il vettore W, occorre definirne tre caratteristiche: la direzione, il verso e l'intensità, cioè il valore numerico. Ora, in tutti i casi in cui si esegue il prodotto tra un numero e un vettore, per definizione, la direzione del vettore così ottenuto è la stessa di quella del vettore V, cioè del vettore che compare nel prodotto tra i due fattori. Quindi, dovendo disegnare il vettore W, dovrò necessariamente tracciare una linea parallela al vettore B. Per quanto riguarda il verso, si va a guardare il segno del numero. In questo caso abbiamo scelto il numero 2, è un numero positivo. Allora, per definizione, il verso del vettore W è lo stesso del vettore V. Quindi nel momento in cui tracceremo il vettore W, oltre a tracciare una linea parallela a quella del vettore V, dovremo indicare il verso con una freccia indicata nello stesso verso della freccia presente nel vettore V. Viceversa, qualora dovessimo fare il prodotto per un numero negativo, ad esempio meno 2, allora daremmo al vettore W il verso opposto rispetto a quello del vettore V. Quindi, dovendo eseguire il disegno, faremo una linea parallela al vettore V e poi tracceremo la freccia che indica il verso dalla parte opposta rispetto alla freccia presente nel vettore B. Facciamo l'ipotesi adesso che il numero sia ancora positivo, come abbiamo fatto all'inizio, quindi togliamo questo segno meno e diamo significato al vettore completando la definizione mediante il modulo. Qual è il modulo, cioè il valore numerico del vettore W? Per definizione, il modulo di W è lo stesso di quello del vettore V moltiplicato per il valore numerico che abbiamo messo accanto qui, a prodotto, a fattore. Cosa vuol dire? La lunghezza del vettore W in questo caso è 2 volte la lunghezza del vettore V. Quindi, per poter tracciare il vettore W, io devo disegnare una copia del vettore V, poi disegnare un'altra copia del vettore V, mettere le due copie una di seguito all'altra, punta coda, e ottenere così una nuova linea orientata, un nuovo segmento orientato che abbia la stessa direzione del vettore V, lo stesso verso e lunghezza doppia di quella del vettore V, doppia in quanto il numero che abbiamo messo qui come esempio è 2. Se avessimo utilizzato ad esempio il numero 5 invece di 2, vogliamo calcolare il vettore Z pari a 5 volte il vettore V. Allora in questo caso dovremmo disegnare un vettore con la stessa direzione di V, lo stesso verso e una lunghezza pari a 5 volte quella del vettore V, quindi dovremo tracciare una linea molto più lunga. Questa è circa 5 volte la lunghezza del vettore V. Qui c'è una lunghezza del vettore V, qui ce n'è un'altra, qui ce n'è un'altra, qui ce n'è un'altra. E qui ce n'è un'altra, 5 volte la lunghezza del vettore V e otteniamo il vettore Z uguale 5 per V. Adesso completiamo la definizione nel caso di prodotto per un numero negativo. Qualora volessimo calcolare il vettore A dato dal prodotto del numero meno 3 per il vettore V, allora come abbiamo detto, la presenza del segno meno serve essenzialmente a definire il verso del vettore A. Quindi in questo caso dobbiamo disegnare un vettore che ha la stessa direzione di V, questo non cambia, e
il verso opposto ed una lunghezza pari a 3 volte quella del vettore B. Quindi un vettore che abbia queste caratteristiche potrebbe essere così fatto. Come vediamo, la lunghezza del vettore V si può riportare 3 volte su questo segmento orientato. Il verso è quello opposto e la direzione è stata mantenuta. Ancora qualche altro caso possiamo averlo qualora il numero, anziché essere intero, fosse un numero frazionario. E allora, supponiamo di nuovo di avere lo stesso vettore V di prima e di voler calcolare il vettore B pari a 3 mezzi per il vettore V. 3 mezzi che poi significa 1,5. In questo caso occorre disegnare un nuovo vettore che abbia la stessa direzione di V, il vettore in blu, lo stesso verso, in quanto abbiamo preso un numero positivo, e una lunghezza che è pari a una volta e mezza la lunghezza del vettore V. E così via per qualunque altro numero frazionario. Ovviamente ricordiamoci che la lunghezza del vettore corrisponde ad un valore numerico per la grandezza rappresentata. Quindi anche il vettore V potrebbe avere un valore numerico. Se il vettore V fosse pari a, supponiamo, 7 come valore numerico, il vettore B avrebbe valore numerico pari a 3 mezzi per 7, il che significa 3 per 7, 21 mezzi, e poi corrisponde a 10,5. Se per caso il numero è negativo, per ottenere il modulo del vettore risultante occorre moltiplicare non per il numero così com'è, ad esempio volendo calcolare il vettore C pari a meno 5 quarti per V, il modulo di C si ottiene moltiplicando il modulo di V, cioè 7, non per meno 5 quarti, ma per 5 quarti. Nel calcolare il modulo si ha cioè sempre un numero positivo o al più nullo. Quindi il segno meno nel caso del calcolo del modulo non va riportato. Si può riassumere questo dicendo che il modulo del vettore prodotto, se si deve calcolare il prodotto di un numero x per il vettore v, è uguale al valore assoluto del numero per il modulo del vettore che compare a fattore. Ricordiamoci che queste due linee verticali nel caso di un vettore indicano il suo modulo, nel caso di un numero indicano il suo valore assoluto, cioè il numero stesso se il numero è positivo o il numero cambiato di segno se il numero è negativo. Quindi ad esempio, se x vale 4, valore assoluto di x vale 4. Se x vale meno 3,8, valore assoluto di x vale 3,8. In questo modo abbiamo completato la definizione del prodotto di un numero per un vettore. Questo prodotto ha alcune proprietà che è bene conoscere. Una di queste proprietà è abbastanza ovvia, abbastanza intuitiva, è che se uno dei due fattori è nullo, nel calcolare il prodotto W uguale x per V, qualora fosse x uguale 0 oppure V uguale vettore nullo, allora di conseguenza anche il vettore W risulta essere nullo. Cioè per il prodotto tra un numero ed un vettore vale la legge di annullamento del prodotto. Se uno dei due fattori è nullo, il prodotto è nullo. Ma anche il prodotto è nullo se e solo se almeno uno di questi due fattori risulta essere nullo. Questa cosa, che sembra essere ovvia, in effetti per i numeri lo è, non è altrettanto ovvia per i vettori, in quanto esistono tipi di prodotto che riguardano i vettori che non obbediscono a questa legge. E questi li vedremo nella prossima lezione, parlando del prodotto scalare e del prodotto vettoriale. Intanto completiamo l'elenco delle proprietà, quindi questa è la legge di annullamento del prodotto.
il prodotto è 0 se e solo se x uguale 0 oppure v uguale 0. Ovviamente può essere vera anche una sola di queste due condizioni, ne basta una per annullare il prodotto. Un'altra proprietà del prodotto tra numero e vettore è la proprietà distributiva del prodotto rispetto alla somma, una cosa che per i numeri è ben conosciuta. Partiamo dall'esempio sui numeri e poi diamo la proprietà per i vettori. Se noi dobbiamo eseguire il prodotto del numero 2 per la somma tra il numero 3 e il numero 5, ad esempio, si può procedere in due modi. Un modo è quello di eseguire la somma come indicato dalle parentesi, cioè eseguire l'ordine delle operazioni imposto dalle parentesi. 3 più 5 fa 8. Poi si esegue il prodotto del risultato di questa somma per 2, cioè per il fattore che sta a moltiplicare fuori dalle parentesi, 2 per 8, e questo fa 16. Un altro modo di procedere è quello di applicare la proprietà distributiva. Cioè, si può eseguire il prodotto del numero fuori parentesi per ognuno degli addendi della somma, sommando poi successivamente i risultati. Quindi si può eseguire questo tipo di operazione, 2 per 3 più 2 per 5. In pratica il prodotto del numero 2 per 3 più 5 è stato distribuito sui due addendi, 2 va a moltiplicare 3, poi va a moltiplicare 5, infine si calcola il risultato della somma. 2 per 3 fa 6, 2 per 5 fa 10, la somma di 6 più 10 fa di nuovo 16. In generale, possiamo quindi dire che il prodotto di un numero x per la somma di due numeri x, y e z è pari al prodotto x per y più il prodotto x per z. Cioè è possibile distribuire il prodotto fuori parentesi su tutti gli addendi della somma. Ne ho messi due, ma il discorso vale anche per più addendi. Ad esempio, a per b più c più d è uguale ad a per b più a per c più a per d. Bene, il prodotto tra numeri e vettori gode della stessa proprietà. E in questo caso possiamo specificare la proprietà in questo modo. Se noi moltiplichiamo un numero x per la somma tra due vettori, v più w, il risultato che si ottiene è lo stesso quando eseguiamo l'operazione in questi termini. Prodotto di x per il vettore v più x per il vettore w. Quindi eseguire prima la somma calcolando il risultato di questa somma è ottenendo un unico vettore che chiamiamo ad esempio A, e poi moltiplicare questo numero A per il numero X, questo vettore A per il numero X, produce lo stesso risultato che invece eseguire il prodotto X per V producendo ad esempio un vettore B, eseguire il prodotto di X per W trovando un vettore C, e poi eseguendo la somma tra questi due vettori trovando un vettore B, somma del vettore B più il vettore C. Bene, questo vettore D coincide con quello ottenuto da questa operazione. Tenendo conto del fatto che qui, a differenza che quando operiamo con i soli numeri, abbiamo due entità di natura diversa, cioè abbiamo il numero e abbiamo il vettore, la proprietà distributiva del prodotto rispetto alla somma si può presentare anche sotto altro aspetto. Se eseguiamo il prodotto di una somma tra due numeri, ad esempio x ed y, per un vettore A, anche in questo caso vale la proprietà distributiva. Qui ci sono due numeri e un vettore. Prima avevamo un numero e due vettori. Però anche in questo caso si può distribuire il prodotto del vettore A su tutti gli addendi della somma tra numeri. Quindi abbiamo che x più y moltiplicato A è pari ad x per A più y per A. Non mi soffermo sulla dimostrazione, adesso vediamo qualche esempio in cui effettivamente possiamo constatare la validità di questa operazione. Supponiamo di avere due vettori, un vettore A e un vettore B. Inoltre supponiamo che sia dato il numero x uguale
2. Controlliamo quanto vale il risultato della seguente operazione. 2 per la somma dei vettori A e B. Da un punto di vista geometrico, dobbiamo prima eseguire la somma tra i vettori A e B con il metodo, per esempio, del parallelogramma o con il metodo punta coda, e poi tracciare il vettore ottenuto dal prodotto del risultato di questa somma per il numero 2. Eseguiamo prima l'addizione tra questi due vettori, A e B. Dobbiamo per prima cosa spostare il vettore B in modo tale che la sua coda coincida con quella del vettore A. Adesso possiamo eseguire la somma con il metodo del parallelogramma. Quindi tracciamo le parallele ai vettori A e B passanti per le loro estremità. Prima la parallela AB passante per l'estremità di A e poi la parallela ad A passante per l'estremità di B. In questo modo la diagonale di questo parallelogramma passante per il punto di applicazione dei due vettori costituisce il risultato della somma. Quindi questo è il vettore A più B. Adesso dobbiamo eseguire il prodotto per il numero 2. Per fare questo sappiamo già che è necessario disegnare un vettore che abbia la stessa direzione del vettore A più B, lo stesso verso, visto che il numero 2 è positivo, e una lunghezza doppia, visto che il numero vale 2, rispetto a quella del vettore A più B. Il vettore così ottenuto rappresenta il risultato complessivo della nostra operazione. Quindi partiamo dalla coda del vettore A più B e tracciamo una linea di lunghezza doppia. Questo è il vettore risultato dell'operazione così fatta, 2 per A più B. Diamogli un nome, chiamiamolo C. Adesso proviamo a fare l'operazione in quest'altro modo. Calcoliamo il vettore D, calcoliamo, poi vuol dire disegniamo, il vettore D ottenuto eseguendo il prodotto di 2 per il vettore A, il prodotto di 2 per il vettore B e poi sommando i due vettori così ottenuti. Possiamo fare questa operazione facendo la costruzione geometrica sul disegno già realizzato per verificare che il risultato che si ottiene è lo stesso di prima. Allora, la prima operazione da fare è eseguire il prodotto del vettore A per il numero 2. Ormai abbiamo imparato come si fa. Occorre disegnare un vettore che abbia la stessa direzione di A, lo stesso verso e lunghezza doppia. Quindi lo disegniamo partendo dalla coda di A. Abbiamo così un vettore di lunghezza doppia rispetto ad A. Questo vettore è il vettore 2 per A. Ora tracciamo il vettore 2 per B. Anche qui dobbiamo prolungare il vettore B in modo da raddoppiarlo. Partiamo dalla coda di B e disegniamo una linea di lunghezza doppia. Scusate se si sovrappone un po' la scrittura, ma credo che il disegno sia comunque comprensibile. Allora, qui abbiamo il vettore 2 per B. Adesso, dovendo eseguire la somma tra il vettore 2A e il vettore 2B, possiamo applicare il metodo del parallelogramma. Dobbiamo costruire il parallelogramma che abbia per lati il vettore 2A e il vettore 2B. Appare evidente che questo parallelogramma ha come diagonale esattamente il vettore C che abbiamo disegnato prima. Infatti, tracciando la parallela al vettore 2A passante per l'estremità di 2B, otteniamo questa linea. Tracciando la parallela a 2B passante per l'estremità di 2A, otteniamo quest'altra linea. Quindi la diagonale di questo nuovo parallelogramma è proprio il vettore C che abbiamo prima disegnato con l'operazione precedente. Possiamo quindi dire che il vettore D
coincide con il vettore C. Quindi eseguire l'operazione nell'ordine imposto dalle parentesi, quindi prima la somma di A e B e poi il prodotto per il numero 2, porta allo stesso risultato dell'operazione ottenuta invece eseguendo prima i prodotti tra il numero 2 e il vettore A, il numero 2 e il vettore B, e poi sommando i risultati di queste due, di questi due vettori. Quindi è vero che vale la proprietà distributiva, quella che abbiamo prima elencato. Il prodotto di un numero per la somma dei due vettori è pari alla somma dei prodotti dello stesso numero per ognuno dei due vettori addendi della somma. In modo analogo, con un esempio analogo, lascio a voi magari la costruzione geometrica, si può verificare la validità dell'altra proprietà. Eseguire la somma di due numeri per un vettore A porta allo stesso risultato che eseguire singolarmente i prodotti dei due numeri per lo stesso vettore A e sommando poi i vettori così ottenuti. Completiamo questa trattazione con un'altra proprietà che riguarda più che altro qualche caso particolare. Che vettore si ottiene moltiplicando un vettore A per il numero meno 1? Tracciamo un qualunque vettore chiamato A. Moltiplicarlo per meno 1 significa di fatto disegnare un nuovo vettore che abbia la stessa direzione di A. Il verso opposto, in quanto c'è il segno meno, e il suo modulo, il modulo di meno 1 per A, abbiamo detto che corrisponde al valore assoluto di meno 1 per il modulo di A. Ma il valore assoluto di meno 1 è chiaramente 1. E quindi questo è pari a 1 per il modulo di A, ovvero è pari al modulo di A. In sostanza, il modulo di meno 1 per A corrisponde col modulo di A. Questo vuol dire che il vettore che dobbiamo disegnare deve avere la stessa lunghezza del vettore A, ma verso opposto. Questo corrisponde con il tracciare un vettore così fatto. Ricordiamo che i vettori partono tutti e due da qui. Ma il vettore così disegnato altro non è che l'opposto del vettore A. Quindi, come per i numeri, vale la seguente proprietà. Moltiplicare per meno 1 un vettore dà come risultato l'opposto dello stesso vettore. Con un discorso analogo, anche più semplice, è facile verificare che moltiplicare per 1 un vettore produce lo stesso vettore.